Buongiorno e bentornati a Giardini e dintorni, la rassegna promossa dal Centro internazionale sul paesaggio in Toscana, Patos, dell'Università per Stranieri di Siena. Oggi proseguiamo con il secondo eh, degli incontri della rassegna autunnale di Giardini e dintorni. Abbiamo con noi Anna Guarducci ed Arianna Becchini, che ci parleranno di un luogo molto suggestivo della Toscana, la Valdinievole, e il giardino di Villa Garzoni a Collodi. E quindi, come sempre, eh, direi due parole di presentazione per le due eh, oratrici. Comincio da Anna, la quale eh, è un po' un, così, come diciamo per il suo profilo, una presenza abbastanza inedita eh, all'interno del nostro centro, perché non abbiamo avuto ad oggi ancora una geografa. Anna Guarducci, infatti, insegna geografia ormai da molti anni all'Università degli Studi di Siena dove si interessa in particolare di geografia storica e all'organizzazione paesistico e territoriale dove coordina il laboratorio di geografia del suo ateneo dal 2010. Le tematiche che predilige sono quelle del paesaggio, dell'ambiente e della storia del territorio, specialmente di quello toscano e cui si affiancano anche le tematiche dell'analisi del censimento delle fonti geostoriche in special modo di quelle che sono poi connesse con la cartografia in una forbice molto ampia che va dal 400 all'800. Contesto nel quale si dispone anche il suo ruolo di responsabile scientifica del progetto Imago Tusce, che è legato al catalogo digitale della cartografia storica della Toscana, e anche quello del progetto Toscana-Tirrenica. Ha collaborato al piano di indirizzo territoriale della, della Toscana con valenza di piano paesaggistico e svolge un'attività davvero molto intensa nell'ambito delle associazioni culturali. Lo dimostra in questo senso il suo legame con l'Osservatorio del Paesaggio della Regione Toscana, dove rappresenta Italia Nostra. Alle spalle un'attività editoriale molto cospicua, nel cui contesto ehm, ricordo gli approfondimenti che sono dedicati a... Cartografie e riforme, Ferdinando Morozzi e i documenti dell'Archivio di Stato di Siena del 2008, L'utopia del catasto nella Toscana di Pietro Leopoldo, La questione dell'estimo geometrico particellare nella seconda metà del Settecento dell'anno seguente, ai quali poi hanno fatto seguito una serie di volumi a più mani, dove ha diciamo, pubblicato dei saggi molto consistenti. E tra questi rammento l'Atlante della Toscana Tirrenica, Cartografia, Paesaggi e Architetture del 2012, Torri e Fortezze della Toscana Tirrenica, Storie e Beni Culturali del 14, Castiglione della Pescaia nei secoli XVI-XIX, Mappe e Territori del 21 e, e altri due testi di quest'anno, cioè la Maremma Grossetana nel panorama delle bonifiche in Italia e nel mondo e il territorio costiero-livornese, storia e patrimonio paesistico-culturale. E ora veniamo alla seconda oratrice, che in quanto a profilo in qualche modo c'è più, eh, diciamo, una presenza più consueta. Abbiamo già avuto diversi storici dell'architettura, e cioè veniamo ad Arianna Becchini, che oltre ad essere eh, una storica dell'architettura, è specializzata in restauro dei giardini e dei parchi storici. Arianna ha collaborato e collabora con, con seminari, lezioni alla facoltà di architettura di Firenze e si è occupata appunto di molti parchi e giardini storici. Ne ricordo qui qualcuno, eh, quello del chiostro della Basilica di San Lorenzo a Firenze, eh, quello della, delle terme di Pompeo a Firentino. Eh, è intervenuta anche all'interno delle ville Medice, eh, per esempio la villa di Quarrata. E, e poi a più riprese è intervenuta a Collodi, e qui mi riferisco da un lato al giardino di Villa Garzoni, argomento sul quale tornerà appunto anche oggi, e, del, e nel contesto diciamo del quale ha studiato in particolare il sistema idraulico. E poi però tornando a Collodi, eh, mi piace ricordare anche gli interventi ripetuti che ha fatto sul parco di Pinocchio. In questo contesto, in particolare, Arianna ha scritto vari saggi. E facendo diciamo, del, degli affondi su Pietro Porcinai, Lamberto Vitali e Rolando Anzillotti. Ed è proprio da queste indagini che è nata la mostra che giusto da ieri è stata postata eh, all'interno delle pagine del nostro sito, quello dedicato allo studio del paesaggio in Toscana. E la mostra che ha curato è insieme ad Emanuela Ferretti, cui titolo è Una Finestra sul Mondo con Sagre e Zanuso per il parco di Collodi. Vi invito ovviamente a guardarla. Arianna ha una grande esperienza nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, avendo collaborato con molti enti pubblici in Toscana, e in particolare diciamo, per quello che riguarda varie regioni dell'Italia centrale. E anche lei, ovviamente, ha una nutrita serie di, di saggi. E tra i quali ricordo in particolare un progetto per il Giardino e il Museo di Casa Giusti del 1999, il Giardino Garzoni e la sua struttura idrica, evoluzione storica, ipotesi di restauro del 2001, The Divine Comedy Project, progetto di Carla Rossi Academy per l'attualizzazione del simbolismo dantesco del 2006. Ma a questo punto non tolgo altro tempo, e veniamo quindi all'intervento di oggi dedicata alla Val di e al giardino di Villa Garzoni a Collodi, quindi in questo senso lascio la parola prima ad Anna e poi nell'ordine ad Arianna. Grazie. Allora, ringrazio Alessandra dell'invito, ho partecipato eh, molto volentieri a questo, a questo ciclo di conferenze. Chiedo solo se è partita la presentazione. Sì, Bene. perfetta. Dunque, eh, io entro subito nel vivo, entro. Eh, la Valdinievole, come possiamo vedere da queste immagini, da queste quattro immagini che derivano dal, dal piano paesaggistico al quale, come ha detto Alessandra, eh, ho, ho potuto collaborare, comprende eh, paesaggi fortemente eterogenei. Questa è proprio l'immagine di, di apertura dell'ambito, della schema d'ambito. Valdinevole e Valdarno di sotto. Quindi paesaggi fortemente eterogenei. Ehm, da quello eh, praticamente eh, marcatamente montano della Svizzera pesciatina, è eh, un sistema di contrafforti appenninici al confine settentrionale della Valdinevole, che come vediamo anche da queste immagini da questa immagine, ha, ha caratteri tipici del paesaggio, del paesaggio montano e quindi un'estesa. Copertura forestale, eh, qualche pascolo anche, un sistema piuttosto rarefatto di piccoli borghi murati, spesso di origine, eh, di origine medievale. Eh, da questo paesaggio si passa anche al paesaggio collinare, che è il paesaggio, eh, però, due tipologie di paesaggio collinare possiamo individuare per la Valdinievole. Quindi, il paesaggio diciamo che vediamo qui del Montalbano e delle Cerbaie cioè i rilievi strutturali nati proprio con la tettonica terrestre, eh, come vediamo anche in questa immagine il Montalbano alle spalle di Vinci, e poi in questo caso vediamo ancora il Montalbano con i valori proprio tipici della collina in alcune sue zone che si sono mantenuti, eh, il valore degli oliveti terrazzati che possiamo ammirare sulle pendici del Montalbano. L'altra tipologia di paesaggio collinare invece è quella delle eh, delle colline pleoceniche, cioè delle colline di sedimentazione alluvionale, quelle che sono nate proprio in seguito all'ingressione marina eh, nel pleocene e che fanno diciamo riferimento alle colline di Vinci e di Cerreto. Eh, a questi paesaggi, a questa varietà, si aggiunge eh, si aggiunge anche il paesaggio della pianura. Però anche in questo caso un paesaggio diversificato, perché possiamo notare appunto il paesaggio della pianura asciutta e il paesaggio della pianura più bassa della pianura eh, umida. Ehm, questo diciamo che la vicenda territoriale della, della Valdinievole... Eh, ha una, una sua evoluzione eh, che però eh, si interrompe eh, bruscamente con una chiave di volta proprio all'incirca alla metà del XX secolo, quando appunto si assiste a dinamiche piuttosto veloci anche di espansione dei centri urbani che debordano nello spazio eh, rurale. Eh, C'è da dire appunto che fino alla metà del XX secolo però e quindi fino a appena 70 anni fa, la Valdinievole in generale rimane un'area rurale. Che cosa avviene dagli anni 50 e 60 eh, del secolo scorso, soprattutto nella pianura che circoscrive la zona, la zona umida e, anche nelle fasce, e in parte anche nelle fasce collinari? Avvengono modifiche sostanziali che eh, determinano proprio una brusca e profonda trasformazione del paesaggio, eh, del paesaggio territoriale del paesaggio appunto rurale. Eh, come possiamo vedere dal confronto di queste due foto aeree tratte dal sito della regione toscana, una del 1954 e una di appena 35 34 anni dopo, del 1988, vedete questo paesaggio ancora al 1954 si è mantenuto un paesaggio... Pre Rurale, appena 30 anni dopo siamo nella zona tra Piave Annevole e Monsummano. Questo paesaggio appare completamente, quasi completamente eh, trasformato con nuove costruzioni, con realizzazione di insediamenti residenziali, luoghi di ricreazione, luoghi di svago, attrezzature commerciali e, e terziarie, infrastrutture pubbliche, infrastrutture private. In tal modo, in breve tempo, i paesaggi tradizionali appaiono profondamente modificati. Anche per quanto riguarda il paesaggio rurale, il paesaggio agrario, laddove rimane viva l'agricoltura, anche in questo caso eh, notiamo profondi cambiamenti dati dalla scomparsa della, della mezzadria, sempre alla metà del secolo scorso. E quindi alla scomparsa in larga misura delle, tradiz delle coltivazioni tradizionali, che erano quelle a seminativi arborati, con i filari di vite e di alberi disposti regolarmente alle prode dei campi. In loro vece eh, vengono impiantate largamente, come possiamo vedere da queste immagini, culture, coltivazioni specializzate, delle vere e proprie mon monocolture. In genere seminativi nudi, nella pianura, mais, foraggere e altre piante industriali e nella collina, soprattutto vigneti e oliveti, però eh, a carattere specializzato e di mono, monocoltura. Eh, la riscoperta delle forme, dei valori, dei significati storici del, dei paesaggi storici, del paese tradizionale richiede quindi per lo studioso un'opera paziente un'opera consapevole di decodificazione proprio eh, del paesaggio di ricerca delle sue matrici di ricerca dei cambiamenti intervenuti nel passato intervenuti nell'ambito dei processi evolutivi del territorio in un'ottica quindi geostorica e quindi occorre provare a ricostruire i principali processi di territorializzazione che sono avvenuti almeno dal Medioevo in poi. Eh, rimango su questa, su questa figura e poi passo appunto alla uh, successiva. Eh, la vicenda territoriale eh, della Valdinievole, quindi l'evoluzione del suo paesaggio al di là di un'eredità preistorica, protostorica e anche dell'eredità antica, si può dire che comincia nel medioevo feudale e eh, precisamente nei secoli a cavallo del mille: è allora che eh, vengono costruiti i, quei paesaggi che hanno improntato a lungo la valle e anche le colline, colline che vennero già dal medioevo punteggiate di pievi, di chiese popolane, di villaggi aperti e di villaggi fortificati, come possiamo vedere appunto i castelli. In questo caso vediamo Monsummane e Monte Vettolini. Ehm, la, eh, le comunità in questo, in questo periodo, nel Medioevo, quindi le, le, le popolazioni agricole, eh, vivono all'incirca in una decina di comunità, tra cui Uzzano, Bugiano, Massecozzile, eh, Montecatini, Monsummano, Montevettolini e altre. Che La cosa interessante è queste comunità, fino a ehm, diciamo, modifiche dei loro confini che sono avvenute nei secoli successivi, ma almeno nel Medioevo e nell'età moderna, queste comunità si estendono eh, diciamo, dal colle al piano. Eh, e fino ad arrivare alla zona umida, con l'intento proprio di poter abbracciare ciascuna comunità, ambienti diversi e differenziati e quindi poter godere di risorse terriere, vegetazionali, faunistiche, di tipo eh, diverso, in modo appunto da consentire che ogni comunità potesse godere delle proprie eh, risorse. Eh, le strade nel periodo medievale, al di là dell'unica strada di grande comunicazione che è la Francigena, che lambisce appena a Occidente la valle, per il resto le altre strade nel Medioevo sono tutte mulattiere di difficile percorrenza, tanto che ha una ehm, il, le, hanno una grossa centralità le vie d'acqua, i corsi d'acqua e anche la zona palustre, con tutti i suoi porti. Eh, che sono ben documentati. Vi mostro a questo, a questo punto, parlando dell'organizzazione medievale, il disegno di paesaggio di Leonardo da Vinci, sul quale ho avuto modo di effettuare uno studio recentemente, è uscita una pubblicazione l'anno scorso per il Museo di Vinci, quindi. Un quadro, appunto, una, un quadro, una un'opera diciamo ben nota, datata 5 agosto 1473, che molti studiosi, compresa, compresa me anche, ehm, hanno diciamo eh, riconosciuto essere, poter essere, quindi ipotizzato poter essere un'opera diciamo dal vero, un'opera che ehm, inquadra nella parte che vediamo, quindi questa grande valle. Eh, che si vede eh, tra queste due cortine, eh, a sinistra individuata nel castello di Monte Vettolini, a destra individuata nei colli, nelle alture del Belvedere, eh, la valle che si apre eh, può essere eh, individuabile nella, eh, nella Valdinievole. Eh, sono stati appunto condotti vari studi, abbiamo anche cercato di, di, io insieme ad altri studiosi, di, eh, diciamo, abbiamo mh, tentato di riconoscere in questa parte, diciamo, più bassa e così regolare e così quadrettata, un residuo addirittura della centuriazione eh, romana. Quindi un realismo eh, ci, eh, che ci conferisce, diciamo un realismo eh, combinato anche, diciamo, con elementi aggiunti, con elementi anche fantasiosi e con più punti di vista. Eh, un realismo che ci, eh, diciamo, che ci fa riconoscere in questo, in questo paesaggio, diciamo, il, come ho detto, il paesaggio della, eh, della Valdinievole. Eh, qui vediamo sempre in un'altra opera di Leonardo, quindi il progetto di Canale. Di Canale e anche in questo caso, appunto, vediamo, eh, vediamo la Val di Nievole. Eh, ritorno su questa, su questa immagine eh, per passare diciamo all'epoca all successiva, ai processi di territorializzazione che si compiono eh, tra la fine diciamo, del XV secolo e soprattutto nel XVI secolo. Secolo, soprattutto nel 500. Che cosa avviene nel 500? Nel 500 avviene che eh, la Valdinievole, eh, quindi larga parte della pianura e larga parte del Montalbano, subiscono la conquista fiorentina e il passaggio ai medici, non solo ai medici ma anche ad altre grandi famiglie e a istituzioni religiose e ospedaliere cittadine, soprattutto fiorentine e eh, pistoiesi. In questo periodo cominciano le bonifiche del Padule, i boscamenti e si cominciano a colonizzare e a estendere le coltivazioni e gli appoderamenti secondo il modello, ormai già diffuso in Toscana, della mezzadria poderale. Eh, qui ho messo una immagine emblematica che è il callone di Ponte a Cappiano, Appunto tra 1549 e 1550, che è un po' l'emblema ricostruito, diciamo, che è un po' l'emblema eh, della bonifica. Quindi si può dire che è con i medici che prende il via un grande processo di territorializzazione che in pochi decenni produce proprio eh, una radicale trasformazione nell'assetto geografico eh, della valle. In questa riorganizzazione, come ho detto, bonifica, colonizzazione, appoderamento. Qui vediamo altre due immagini emblematiche nella cartografia storica delle, eh, di alcune operazioni di bonifica. In questo caso, una colmata: siamo nella zona di, eh, di Altopascio, una colmata con il corso d'acqua della, della Ralla, vediamo il prima e il dopo, quindi il, eh, la zona palustra e poi la zona. Zona eh, colmata, messa a coltura e eh, organizzata ehm, per l'agricoltura. Eh, ecco, eh, questa grande operazione di eh, messa a coltura, di bonifica, di messa a coltura delle terre. Eh, si incentrerà sulla costruzione di ben sette fattorie eh, granducali. che qui vediamo in una carta dei primi anni sessanta del Settecento: qui vediamo appunto quando si compie, eh, si è già compiuta, diciamo, la, la, la bonifica, l'appoderamento, quindi il processo di territorializzazione dei medici. E vediamo, ecco qui lo vediamo nel particolare le sette fattorie che si trovano appunto tutte intorno eh, all'area palustre. Eh, in tal modo, all'area palustre, a quello che resta, diciamo, ancora non bonificato dell'area palustre. In tal modo eh, questa operazione dà il via a, a uno spostamento del baricentro socio-economico e anche politico dalla collina, quindi dalle zone più alte, verso la pianura. Come ho detto prima, questo processo di colonizzazione della Valdinievole, sia nella parte bassa che nella parte collinare, eh, non è ad opera soltanto dei medici, anche se la parte principale. Quella che riguarda eh, i medici, ma abbiamo anche, come ho detto, altri grandi proprietari. Un esempio è l'ospedale di Santa Maria Nuova, e qui vediamo la fattoria di Montevetturini, Montevettolini, con i suoi poderi in un cabreo della fine del Seicento, conservato all'Archivio di Stato eh, di Firenze. Eh, questo ci consente, vedete, i cabrei sono una fonte incredibile per la ricostruzione del paesaggio agrario. E delle, delle case coloniche dell'organizzazione mezzadrile e qui vedete in questa eh, in questa mappa poderale è ben evidente quello che è il paesaggio dei poderi con il, eh, i filari di alberi disposti alle prode dei campi eh, alberi che sono diciamo la vite la vite maritata al pioppo, all'acero eh, campestre e il seminativo al centro di questi filari. In pratica il paesaggio del seminativo arborato è quello prevalente. Eh, ecco, qui lo vediamo ancora meglio nel dettaglio, questo paesaggio così ben organizzato, quel paesaggio che, come ho detto nella, nella mia introduzione, eh, scomparirà rapidamente a partire soprattutto dagli anni 50 del Settecento, sost, eh, sostituito dalle eh, colture specializzate. Quindi la cultura proviscua verrà poi sostituita dalla coltura specializzata. Dai Cabrei emerge anche emergono anche le tipologie delle case rurali, eh, come vediamo da questa figura. Eh, con la villa Rospigliosi. Di spicchio, ehm, faccio riferimento sempre a questi eh, altri proprietari, quindi diversi dai medici, che contribuiscono al in parte al risanamento, ma comunque alla messa a coltura, all'appoderamento della Valdinievole e alla realizzazione di fattorie anche private, come vediamo in questo eh, in questo caso. Le eh, L'azione di bonifica continuerà nei secoli successivi. Continuerà anche con l'avvento della dinastia dei Lorena. E diciamo sotto Pietro Leopoldo di Lorena, nella seconda metà del Settecento, raggiungerà proprio il suo apice. In questo periodo verrà intensificata la colonizzazione agricola, verranno realizzati nuovi abitati, verranno realizzate nuove strade. Eh, L'appoderamento eh, si diffonderà ancora di più con le sue case contadine e con, diciamo ancora, le, eh, la mezzadria poderale. In queste, in queste immagini vediamo da uno dei cabrei del, conservati all'archivio all nazionale di Praga, eh, i cabrei delle possessioni granducali, vediamo due delle fattorie, eh, la fattoria di Ponta Cappiano e la fattoria del Terzo. Qui le vediamo nel dettaglio l'intera fattoria con tutti i suoi poderi, in questo caso eh, Ponte a Cappiano, e in questo caso vediamo invece la eh, fattoria del Terzo. Non tutte queste fattorie rimarranno di proprietà eh, dello Stato, di proprietà demaniale, ma molte di queste verranno vendute, verranno alienate, privatizzate proprio sotto Pietro eh, Leopoldo. Qui vediamo un'immagine della eh, Villa Fattoria del Terzo, con appunto quando si parla di fattoria si intendono quindi eh, una serie di poderi con le sue case coloniche, quindi un paesaggio agrario, ma anche un centro direzionale che in molti casi, è allo stesso tempo, centro, diciamo, residenza di eh, privata, residenza di villeggiatura, ma anche ehm, struttura eh, produttiva. Eh, qui vediamo un altro, eh, da un altro cabreo, sempre della, in questo caso, sempre della fine del Settecento, di età eh, lorinese, e ho evidenziato la, la descrizione quindi delle diverse eh, tipologie culturali. È interessante perché vedete in questa mappa poderale oltre alla casa colonica, notiamo proprio la diversità delle colture, partendo in questo caso dal colle, l'alta collina, la pianura a seminativi e quindi senza alberi, fino ad arrivare proprio alle gronde palustri, rimaste ancora eh, palustri. E qui mi ricongiungo, diciamo, alla mia eh, introduzione. Eh, che, cosa, che cosa avviene? Eh, avviene che il, eh, la pianura, che era ormai alla fine diciamo, del, dell'Ottocento, tutta ormai guadagnata dall'agricoltura, si presentava eh, ormai come il settore più produttivo e in progressiva espansione Demografica, ai danni della, della zona delle zone alte, delle zone di colle e di monte che ormai da tempo erano eh, diciamo eh, statiche, ormai da tempo passate in secondo piano. Eh, come dicevo, la crisi dell'agricoltura mezzadrile, che si verifica come ho detto a partire dagli anni '50 del secolo scorso, produce come vediamo anche da queste, da queste immagini. Un processo diso disordinato e denso di, eh, di urbanizzazione. Eh, che comporta che cosa, come vediamo da questa immagine, po comporta la colmata, tra virgolette, un'altra tipologia di colmata, di eh, buona parte della campagna, una sorta di sprawl urbano. Eh, e questo avviene specialmente eh, nella pianura. Con un paesaggio quindi eh, profondamente eh, modificato. Ehm, che cosa nel piano? Ecco, vorrei eh, chiudere poi con queste immagini: ha continuato però a rimanere viva parte dell'antica zona umida di, eh, di Fucecchio, un paesaggio come vediamo fatto di canali. Fatto di, di laghi, fatto di chiari, di, di zone palustri, di canneti, eh, di boschi di pioppete o anche di pinete nelle aree più asciutte, di porti anche, di piccoli eh, approdi. Eh, un, eh, un paesaggio, come vediamo da queste, da queste poche immagini, che anche se in parte eh, nel corso del XX secolo è andato anche questo incontro a un progressivo eh, degrado, eh, si tende eh, solo da poco, ma lo si fa, a contrastare anche con il suo inserimento nel sistema delle aree naturali e eh, protette. Eh, pur tuttavia, diciamo, con i tanti cambiamenti, il disordine dell'urbanizzazione e della modernizzazione, permane in Valdinievole un ricco e variegato patrimonio culturale che si è consolidato nel corso dei secoli che è composto di ambienti, di paesaggi e nel dettaglio di sistemazioni agrarie, di terrazzamenti, di case rurali, di canali, di edifici produttivi, di sedi religiose, di ville e di giardini. Un patrimonio che sicuramente merita di essere conosciuto, tutelato e valorizzato. E ne è un bellissimo esempio il giardino di Villa Garzoni a Collodi. Sia pure eh, da geografa, devo dirlo, ai margini della, della Valdinievole, in territorio lucchese. E quindi con una sua propria storia, una sua propria storia, questo territorio, che è, più lega, che è legata profondamente alle vicende dello stato di Lucca. Vicende che in parte, diciamo, eh, mh, percorrono in parallelo quell'evoluzione dal Medioevo ad oggi, che io vi ho presentato. Ma che presentano anche caratteri di diversità. Io eh, ringrazio e lascio la parola quindi alla mia eh, collega. Eh, e interrompo la mia eh, presentazione. Bene, allora io passo subito. Um alla presentazione con il focus specifico sul eh, paese di collodi e ringrazio eh, anna ringrazio alessandra per l'invito anna per il suo intervento che è stato veramente preciso e interessantissimo ehm, e in primo luogo eh, Tengo a dire appunto che eh, mi trovo a riprendere in mano questo studio a cui mi ero dedicata eh, alla fine degli anni 90, eh, che poi era sfociato appunto in una pubblicazione nel 2001. Eh, ma appunto ringrazio Alessandra che mi ha dato questa opportunità, perché eh, nel tempo mi ha dato occasione intanto di documentarmi sugli stati di avanzamento lavori diciamo e delle ricerche. E, e mi, ha, mi ha molto interessato ecco vedere quali sono stati gli sviluppi e quali erano già i punti di partenza eh, da cui prendevo spunto. Allora innanzitutto ecco eh, come ha ben detto Anna eh, Collodi è una terra proprio di confine. Eh, fra l'altro fino al, al 1883 eh, Collodi, che adesso vede poco più di 2.000 abitanti come eh, popolazione, faceva parte dell'allora comune di Villa Basilica e quindi Lucca. Poi eh, fu annesso a Pescia, che comunque ha una popolazione di circa 19.000 abitanti, e, e quindi fu annesso alla provincia di Pistoia. In realtà, effettivamente, eh, ci sono molte differenze. Ora, eh, faccio notare eh, qual è la particolarità anche di questo luogo, perché noi qui ci troviamo con il complesso Garzoni, che eh, è comunque eh, parte di un paesaggio molto eterogeneo e delicatissimo e fragile, vorrei dire. Eh, noi abbiamo il borgo di Collodi, che è l'antico castello medievale, appunto. Che, ehm, di cui diciamo la villa originariamente grande casa diciamo si legge nel Cinquecento era un po' eh, il primo baluardo e, e poi abbiamo eh, quindi questa è la zona collinare il, il complesso Garzoni si sviluppa nell'ultima parte dell'appendice collinare fino a arrivare alla valle dove abbiamo il torrente Pescia di Collodi eh, e attraversandolo abbiamo il parco di Pinocchio quindi è una realtà eh, molto, molto particolare. Io oggi, eh, sarebbero stati tanti gli argomenti da trattare, Mh, ho pensato di concentrarmi proprio sull'aspetto paesaggistico, cioè l'importanza della dimensione del paesaggio in questo luogo, Am su una microscala ovviamente, non sto parlando di una valle, ma sto parlando di, una, eh, di, di un luogo circoscritto che però eh, dove però tutti eh, i vari elementi si intersecano fortemente tra di loro. Ho segnato queste tre zone in particolare su cui voglio concentrarmi, eh, perché sono dei punti, a mio avviso, molto delicati in un momento come quello attuale dove a Collodi c'è un grande fermento. Eh, quando ebbe a studiare io mh, il complesso Garzoni. Eh, ci trovavamo in una situazione in cui la proprietà, una proprietà, eh, il Giardino Garzoni, il complesso Garzoni, è, è appartenuto a privati fino sostanzialmente al 2021, cioè proprio del luglio di quest'anno che la Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che gestisce il parco di Pinocchio, ha acquisito eh, anche il complesso Garzoni resta eh, in quanto fondazione, diciamo, ha una mh, è un ente di formazione, un ente che comunque è più collegato anche agli aspetti pubblici che non eh, prettamente privati. Ma eh, fino ad allora, appunto, le difficoltà sono state eh, grandi, eh, quando io eh, interagivo con i proprietari, appunto, eh, mi, mi facevano presenti in particolare sotto il profilo della risorsa idrica tutta la complessità nel riuscire a mantenere un luogo del genere avendo subito una sottrazione delle sorgenti. E adesso ecco che arrivo al punto. Ehm, dunque, l'oggetto dello studio che feci molto approfondito fu appunto sulla struttura idraulica del giardino. Allora non c'erano studi di nessun tipo su questo argomento, era stato studiato eh, il complesso Garzoni sotto il profilo più storico, artistico, diciamo, però eh, tanti testi eh, rintracciati nell'archivio storico di Lucca, nei fondi eh, vari, anche nell'archivio di Stato di Firenze, hanno fatto emergere delle notizie inedite e inaspettate che attraverso la ricostruzione dell'impianto idrico ho potuto quindi mettere a punto e analizzare tutte le trasformazioni del giardino del complesso Garzoni e eh, sono divenuta a, a, a Evidenziare che eh, il complesso Garzoni si è sviluppato e trasformato proprio in assoluta sinergia con le innovazioni eh, in campo idraulico e con la possibilità di approvvigionamento idrico. Durante i secoli dal 500 fino al Novecento e tante controversie sono nate eh, con la, la comunità eh, del borgo di Collodi, ecco che eh, è, fin da subito eh, si è capito come fosse fondamentale anche una proposta di restauro o di intervento valutarla su scala di paesaggio. E, e, e infatti, eh, ehm, passo alla prossima. Uh, un aspetto fondamentale è individuare uh, tutto uh, l'albero genealogico e i passaggi di proprietà di un complesso del genere perché fanno sì che si possano capire anche gli intrecci fra famiglie, uh, gli aspetti dei fidecommessi, quindi i vincoli che ci sono nei passaggi di proprietà e poi anche intrecciarli con uh, la società, le tradizioni, la cultura del tempo. Eh, ho evidenziato in questo albero genealogico che allora ricostruì, perché non, non c'era ancora una eh, letteratura appunto completa, ehm, i, i personaggi che diciamo maggiormente hanno inciso in questa evoluzione del complesso. E, mh, il complesso è stato, eh, dunque, i garzoni sono a Collodi fin dal 300 con eh, un certo Garz Giovanni eh, che ehm, viene eletto conte ehm, palatino, eh, grazie alle eh, lotte che aveva fatto contro i guelfi. Dunque questa è una famiglia che si mantiene eh, di eh, impronta ghibellina, eh, i eh, garzoni appunto si ritirano verso Lucca proprio eh, quando ci sono queste lotte tra Lucca e Firenze e mh, successivamente... Eh, Collodi diventa proprio l'avamposto, diciamo. L'avamposto e mh, il, il complesso de, dell'edificio eh, su cui poi sorgerà il palazzo viene eh, donato da eh, uno zio. Della moglie di un Garzoni, Girolamo, al nipote Romano Garzoni. Da qui inizia poi, sottoponendola a un fidecommesso. commesso, da qui inizia poi tutta l'evoluzione. Un nodo fondamentale è nel Seicento nel mh, dopo gli anni venti quando un altro discendente, eh, il cavaliere eh, ordinato cavaliere dell'ordine di Santiago Romano Garzoni, decide proprio di ampliare e abbellire questo luogo che fosse degno, diciamo, della carica, dell'onorificenza ricevuta. E, mh, ed ecco che ecco Ehm, dimostro appunto un'immagine che fa vedere quanto stretto sia il rapporto tra il castello e il palazzo e quanto questa evoluzione eh, delle trasformazioni e ampliamenti del palazzo e del giardino siano strettamente legati ad accordi presi con gli abitanti del castello. Ehm, Grazie agli studi avvenuti nel 2006 e poi pubblicati nel 2009 di Matteo Burioni eh, sul giardino prospettico di Villa Garzoni, eh, è stato possibile associare gli interventi eh, sul, forse anche sul giardino, ma sulla porta in particolare del palazzo e sul consolidamento eh, delle, delle mura del paese a eh, Muzio Oddi. Questo apre delle prospettive importanti proprio per quanto riguarda lo studio eh, della, della eh, conformazione e del posizionamento della villa e del giardino. Nel, nel secolo de, eh, XVII, appunto Romano Garzoni, ehm, che visse fino al 1663, chiese negli anni 30 di poter fare questi ampliamenti e soprattutto di condurre delle sorgenti nel chiuso perché aveva necessità di eh, trasformare eh, di iniziare la trasformazione di questo luogo, diciamo, utile come che era un barco di caccia cinto da mura eh, in un luogo anche di delizia. E queste sono, le, le, la zona più o meno di captazione delle sorgenti sono eh, alla sinistra ponente del, del paese. Poi la, le condutture attraversano il paese tramite accordi con gli abitanti e eh, vanno eh, nel, nel chiuso. Altra ipotesi che fu fatta fu quella di eh, recuperare delle sorgenti eh, nell'altro eh, versante della collina in una zona che si mh, chiamava Le Sette Fontane, o eh, approvvigionarsi dal rio di Lezza. Da questo poi un condotto importante avrebbe dovuto portare alla sommità del giardino. Nel 550 e poi nel 680 abbiamo degli straordinari eh, cabrei, un martilogio, un terrilogio che proprio. Eh, Analizzandoli nel dettaglio, ci fanno vedere quali fossero le fontane, quali fossero i corsi d'acqua presenti e poi eh, quali poi sono stati gli sviluppi successivi. Vedete qui nella, nel, nel terrilogio del 680. Eh, Romano Garzoni fece costruire un ponte, quello che esiste anche adesso ma che poi è stato ulteriormente arricchito sotto il profilo ehm, statuario, eh, decorativo, allegorico nel Settecento, ma il ponte che attraversa il rio dei Borghetti e eh, con la costruzione del viale che attualmente si chiama delle Camelie che portava eh, l'acqua in un laghetto, laghetto già esistente eh, nel Seicento. E appunto la presenza di eh, Muzio Oddi fa pensare che, eh, um, che proprio eh, il Giardino Garzoni eh, fosse un'occasione straordinaria per applicare eh, quelle tecniche matematiche, geometriche, eh, studi che lui aveva fatto eh, come ingegnere e che mh, pubblicò nei va in vari trattati, il trattato dello squadro e sugli orologi solari e quant'altro. Ecco qui che si vede l'impostazione che quindi fu data già nel 600, che vede il palazzo con degli ehm, straordinari artifici ottici come eh, falsamente, in maniera illusionistica, allineato in, in parallelo. Al uh, terrazzamenti del giardino. Questo è appunto un, un artificio che deriva dagli studi eh, ottici eh, che può, può aver applicato Oddi in questo contesto. E, mh, gli, le immagini, eh, allora anche in parte inedite, che furono rintracciate, fanno vedere, eh, un mh, in, mostrano quali sono poi le trasformazioni nel Settecento. La cosa interessante è che come si può vedere, sostanzialmente l'impianto del giardino è quello seicentesco. Quindi eh, il barocco a collodi con questo concetto delle visioni multiple simultanee con i vari punti di vista che esplodono eh, in diversi eh, assi canocchiali ottici era già eh, stato applicato. Eh, si trova nella critica dei tempi passati la considerazione che il giardino Garzoni, essendo in zona periferica rispetto alle grandi città, eh, viene eh, a costituirsi, insomma, viene eh, con, i, con giochi d'acqua, con queste caratteristiche del giardino barocco, con un secolo di distanza rispetto ai giardini barocchi. D'Europa. In realtà, ecco, noi abbiamo già una struttura interessantissima nel Seicento. Poi quindi, cosa succede nella seconda metà del Settecento? Nella seconda metà del Settecento noi abbiamo un altro Romano Garzoni, il cosiddetto nobile nelle memorie di famiglia, il nobile Romano Garzoni, che, eh, coetaneo di Ottaviano Diodati, sostanzialmente Oltre a implementare le sorgenti eh, di acqua a servizio del giardino, appunto, si preoccupa di eh, creare un percorso iniziatico che sia più marcatamente di eh, concezione eh, di messaggio massonico, è eh? quindi un percorso esoterico, diciamo, che voleva proporre delle dare delle indicazioni, delle letture eh, precise. Eh, non a caso abbiamo sulla sinistra nel giardino seicentesco, alla sommità sopra il lago, abbiamo un edificio che si chiama, eh, che allora veniva definito nelle carte come il Romitorio, eh, quindi un luogo di meditazione che preludeva diciamo, alla passeggiata nel giardino e poi arrivando in fondo a questa vista prospettica strepitosa che allungava in maniera illusoria l'ampiezza la, e la, la lunghezza del giardino. Ecco, ehm, ovviamente cos'è che viene, viene inserito? Viene inserita la catena d'acqua con il mascherone anamorfico. Eh, Maria Adriana Giusti nei suoi studi fin dalla fine degli anni 90 individua in questo mascherone anamorfico in celado e poi eh, il teatro di Verzura. Ottaviano Diodati, eh, sapendo il personaggio che era, lui è eh, stato il traduttore dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert, cioè ne ha curato moltissime voci, fra cui non a caso quelle del Palais Royal, eh, quelle del, su, legate ai terremoti eh, eh, e molte altre, che poi ha tendenzialmente applicato nella iconografia e nelle suggestioni eh, simboliche del giardino. Una cosa interessante è che proprio un personaggio come Diodati e un personaggio come Romano Garzoni, questo il nobile vissuto fino al 1786, mh, eh, entrambi eh, muoiono senza eredi. E eh, Romano Garzoni, che era appunto il proprietario di un complesso così eh, ricco di messaggi, non si preoccupa minimamente eh, dell'aspetto ereditario. Sembra quasi che tutta questa trasformazione in senso esoterico, e qui se ne potrebbero dire tantissime, se volesse scendere nel dettaglio, i sette livelli alchemici, dei sette terrazzamenti e quant'altro, ecco, è come se gli lasciasse in eredità. A chi poteva comprendere tutto questo? Grazie proprio eh, alle eh, eh, diatribe fam familiari mh, per la successione di questo bene di Collodi si hanno eh, dei, mh, delle indicazioni piuttosto precise su quello che è stato fatto nel Settecento da Romano Gazzoni. E eh, alla fine del Settecento. Un acquarello di, del terrilogio dei beni stabili, appunto, di Paolo Ludovico Garzoni Venturi ci regala eh, una straordinaria visione dei giochi d'acqua. Eh, Paolo Ludovico Garzoni Venturi è un discendente dell'ultimo ramo della famiglia Garzoni, perché da queste diatribe, appunto il bene con tutte le carte, planimetrie, disegni e quant'altro passano all'ultimo ramo garzoni e sicuramente in questi passaggi si perdono moltissime, eh, eh, moltissimi documenti importanti ehm, che varrebbe la pena continuare a, a cercare e a su cui indagare. Ma mi vorrei soffermare su cosa. Appunto abbiamo parlato na, nella parte alta, vedete. Quell'edificio che era il romitorio e che nel Settecento non a caso viene trasformato in bagnetti, quindi una sorta di trasformazione dal luogo sacro al luogo profano, eh, mutuando un'espressione di Vincenzo Cazzato, eh, Maria Adriana Giusti, che eh, fecero scrissero eh, in un volume anni addietro. E, mh, I bagnetti poi si legano con il viale al al Turco, anche questo è una cosa simbolicamente interessante, ma si mantiene, come si vede, la strada esterna al chiuso si mantiene come il nome via pubblica del Romitorio. In fondo al giardino, nella parte esterna, questo è un punto fondamentale e mi ricollego alla parte iniziale del mio intervento, abbiamo un luogo che eh, viene Um, nel, nelle memorie di famiglia viene definito al tondo del chiuso. Ecco che è questo in realtà, nel Settecento, il punto di vista prospettico privilegiato per valorizzare al massimo e percepire al massimo il mascherone anamorfico che si trova nella cascata, e non mi soffermo su questi aspetti perché. Eh, dunque, per l'indagine eh, fu necessario fare tutta una catalogazione dei vari scherzi d'acqua, perché anche la letteratura in questo senso era molto interessante. Odi, poesie, eh, descrizioni. Si preoccupavano spesso di dare ragione degli effetti delle acque. Eh, nei giardini barocchi pare eh, ovviamente scontato. Però ecco che una catalogazione in questo senso era necessaria. Per poi procedere a un intervento di mh, restauro e valorizzazione. Questa immagine mh, è un, mh, un dipinto di Francesco Cecchi del 94, realizzato eh, per essere donato al mh, re Stanislao Poniatowski. I rapporti con la Polonia sono ricchi, interessantissimi. E mh, qui si vede come. Ho sentito sempre questo rapporto assiale tra il giardino e il palazzo e poi mi voglio soffermare nella parte alta su quanto viene evidenziata la prospettiva con la fama che ha dietro un bosco di cipressi. Ecco, in quel bosco di cipressi cosa c'è? Cioè, ehm, vedete anche qui siamo negli anni, nell'Ottocento, nell questa incisione e poi successivamente la cartolina degli anni 40, cosa che non si vede più in queste immagini che sono, diciamo, de, degli anni 2000. Ecco, succede: e ehm, qui, eh, viene posto, ecco qui ancora si vede eh, nelle immagini, nella prospettiva di Gellico e Sheffer, degli anni 20, di nuovo l'asse che ancora viene sentito perfettamente tra eh, i cipressi nella parte alta dove c'è il bottaccio di raccolta dell'acqua che è stato realizzato con l'ampliamento del 700 eh, con un maggior approvvigionamento idrico e la parte bassa valle che va a toccare il torrente pescia di collodi dove c'è il tondo del chiuso, appunto questo punto esterno privilegiato di vista del giardino. Ecco che tornando all'inizio, eh, ehm, in una carrellata velocissima, perché sarebbero state infinite le cose da dire, però era, mi interessava proprio cercare di trasmettere l'importanza dei luoghi esterni al giardino che tutelano il giardino stesso e su cui credo sia importante poi andare a lavorare. Ehm, sulla sinistra in basso vedete quel pinocchio, il pinocchio più alto del mondo, che è stato posizionato nel 2009, è stata fatta l'inaugurazione, alto 16 metri, e eh, che viene percepito appunto dal eh, Giardino Garzoni. Nella fine del Settecento, in uno scritto, eh, conservato sempre presso l'Archivio di Stato di Lucca, si legge che questo punto del giardino era il miglior punto del vago e leggiadro insieme. Le frecce che vedete vogliono segnalare dei, mh, delle criticità, diciamo, su cui è importante lavorare e che oggi come oggi in un clima di grandi trasformazioni del uh, luogo di collodi è fondamentale che è fondamentale aver presenti faccio notare come il Parco di Pinocchio, quello eh, che vide nel 56 l'inaugurazione del Monumento a Pinocchio e poi nel 72 l'ampliamento del Paese dei Balocchi e Giardino di Pinocchio, ora denominato tutto Parco di Pinocchio, come l'intervento sia veramente non invasivo e perfettamente integrato con il paesaggio. Quindi dal miglior punto del vago e leggiadro insieme del Giardino Garzoni ancora si conserva questo aspetto di campagna, diciamo, eh, dolce e frondosa. Ma cosa abbiamo? Cominciamo ad avere un edificio piuttosto imponente sulla parte collinare a destra, abbiamo un edificio ex-industriale abbandonato in basso a destra, abbiamo soprattutto quella famosa eh, tondo del chiuso che è diventato un'ellissi, nel, nel tempo ma che soprattutto poi eh, è stato eh, ehm, utilizzato per mettere il monumento a caduti della prima guerra mondiale ecco questa è un'operazione che fin dalla fine dei, degli anni 90 segnalai all'amministrazione di allora ehm, pregandoli di valutare Soluzioni alternative, perché quel luogo avrebbe bisogno di essere recuperato in altro modo. E questa è un'immagine che, da un tetto, diciamo, della, del paese del castello di Collodi, fa vedere il paesaggio sottostante dove eh, perimetrato in giallo c'è una parte del parco di Pinocchio e vedete come tutto sommato. Non eh, rappresenti una trasformazione così grande per, per il luogo. Poi abbiamo segnalato con quell'ovale il Pinocchio più alto del mondo. Ehm, dove ho indicato le frecce, si svilupperà il Parco Policentrico con l'O di Pinocchio. Questo è un progetto. Molto positivo nei termini del, della volontà di valorizzare il territorio di Collodi che fin dagli anni 50 veniva segnalato come una zona depressa, con poche persone eh, che avevano la possibilità di lavorare. Quindi eh, tanto è stato fatto, però ecco, è importantissimo agire in questo luogo eh, con estrema attenzione. Questa immagine è del 2007, è subito successiva, contemporanea diciamo, agli interventi di restauro che furono fatti, per i quali ho collaborato anch'io sotto il profilo della struttura idrica. E vedete che eh, nella parte terminale dove c'è il muro eh, di, del chiuso, diciamo, l'antico muro, si vedono degli esili cipressili. Fu scelto eh, di completamente eliminare tutta la cortina che creava la campana eh, della parte eh, in basso del giardino e piano piano la si sta eh, ricostruendo perché appunto eh, vedete ecco questa è una, una cartolina degli anni venti l'effetto doveva essere ben altro ecco vi, nel cerchio ovale appunto nell'ovale vedete quel monumento ai caduti di cui vi parlavo e su cui veramente credo sia urgente pensare di intervenire. Eccolo qui, addirittura eh, qualche anno fa sono, si è pensato bene di piantare un'altra ellisse eh, di cipressi che hanno ulteriormente eh, modificato le proporzioni in rapporto con eh, il giardino. L'ingresso poi si vede è quello che è e quindi anche qui... Non, non mi dilungo. Concludendo, eh, il giardino eh, è tutto eh, basato sulla metamorfosi, ovviamente, e di metamorfosi si parla appunto nel percorso iniziatico barocco, di metamorfosi si parla nella storia del burattino Pinocchio. Di metamorfosi si parla con il simbolo per eccellenza che sono le farfalle, quindi la serra delle farfalle che fu realizzata ne negli anni 2000 anch'essa. Eh, L'asse, comunque, privilegiato, quello che dal bottaccio che vedete segnalato in alto in azzurro va eh, attraversa il parco, poi attraversa eh, quelle lisse diciamo all'esterno e che poi potrebbe idealmente arrivare nel parco di Pinocchio è un asse di cui è fondamentale tenere conto per i prossimi interventi. Ehm, lungo eh, il torrente Pescia di Collodi che cosa potrebbe essere fatto? È, è interessante questo come ogni secolo si confronta con questo torrente. Nel settecento eh, Romano Garzoni, a causa delle costanti, dei costanti cedimenti delle colline, ehm, dei pendii collinari e l'erosione che causava il torrente, suggerisce di creare un regolatore nel fiume. Eh, ne dà anche le dimensioni in braccia, quindi è molto interessante. E, mh, e un regolatore che poi poteva essere. Divenire anche utile nel senso che sarebbe stata una pescaia. Eh, Pietro Porcinai, nel Parco di Pinocchio, negli anni 60 del Novecento, immagina di realizzare nel torrente eh, Pescia di Collodi una piscina eh, con un sistema di fitodepurazione. E quindi anche qui si parla di una sorta di eh, luogo, contenitore di acqua, eccetera. Ecco che forse questo può essere. Un, uno dei percorsi da indagare per, eh, dare, per, per dare un nuovo avvio a nuove progettualità nel territorio di Collodi. Ovviamente, come già anche stato detto eh, dalla Fondazione Collodi, sarà importante eh, raggiungere finalmente una dimensione internazionale per quanto riguarda la Fondazione che sia poi all'altezza. Della fama che avevano i garzoni in Europa, grazie proprio a questo giardino, e eh, di Pinocchio, che ovviamente è uno dei libri più tradotti in tutto il mondo. Eh, tutto ciò eh, cercando di eh, realizzare eh, parcheggi e viabilità eh, adeguate al luogo. E a questo punto io concludo, e vi ringrazio. Io allora riprendo la parola e la riprendo semplicemente per ringraziarvi eh, di questa bella panoramica che ci avete tratteggiato su dei luoghi che sono veramente molto suggestivi e che ci hanno fatto anche, diciamo, vedere, toccare proprio con mano eh, quella che è un po' la, così direi, la, la fragilità eh, del, del paesaggio e del, del giardino, la mutevolezza di questi luoghi. Noi in fondo ne abbiamo seguito le varie trasformazioni attraverso i materiali che voi avete condiviso con noi. Abbiamo visto nel tempo appunto come sono venuti a modificarsi, come eh, le culture, per esempio, eh, ne hanno modificato la percezione, come l'urbanizzazione, a volte selvaggia, li ha profondamente cambiati. E grazie per eh, questa, questa così variegata gamma di, di chiavi di lettura che ci avete fornito e per le suggestioni a cui eh, ci avete fatto pensare, dai disegni di Leonardo, per esempio. Che si conferma ancora una volta, eh, insomma, un artista con uno spiccato interesse nei confronti del paesaggio, sempre rigorosamente verificato dal vero. Quindi, molto interessante questo calare il disegno, in particolare in un luogo eh, ben, eh, ben riconoscibile. Grazie per questa eh, così variegata gamma di, di eh, punti di, di fuoco che Anna ha toccato. In relazione alla Val di Nievole, con i suoi contrafforti montuosi, le, le colline del Montalbano e di Vinci, la, 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 la variata pianura, come ha giustamente detto lei, è un tempo rurale, ma oggi praticamente quasi più riconoscibile, in definitiva con i suoi castelli, con, eh, con il, il padule eh, che poi è stato ampiamente bonificato. E grazie anche per la puntualizzazione in relazione al, al giardino di, di Villa Garzoni che ci ha regalato eh, Arianna, che ci ha consentito anche di, eh, di capire eh, quanto possa essere rigorosamente correlato. E lo spazio pubblico, cioè quello del castello di Collodi, con eh, lo spazio privato, quello della, della villa e del giardino Garzoni. E, mh, caratterizzato da questo suggestivo eh, percorso esoterico, e, e grazie anche per a, averci restituito eh, questa interessante prospettiva, questo questa scenografico taglio appunto questo canocchiale prospettico che caratterizza il giardino ha caratterizzato il giardino probabilmente grazie appunto all'apporto di un importantissimo architetto mio concittadino <ride> urbinate come me Muzio Oddi quindi grazie davvero e con, con questo vi, vi saluto e vi do appuntamento alla, al prossimo incontro, che sarà quello che chiuderà la stagione autunnale di Giardini e dintorni, che sarà eh, dedicato agli orti leonini. Buonasera.